Vivere sotto scorta per le minacce della camorra, iniziative legali a sostegno del giornalista professionista Mimmo Rubio, costretto da 2 anni a vivere sotto scorta per le minacce del clan della 167 di Arzano. Scorta nel 2020, quando c'era il lockdown, quindi sono episodi specifici che mi riguardano in un periodo in cui denunciavo la camorra locale, tant'è che riguardano 2 stese specifiche fatte sotto casa mia e un terzo episodio con una bomba lanciata sul balcone di casa mia. Quindi 2 dei 3 indagati che riguardano le mie minacce sono già in galera. Un terzo invece è coinvolto anche, fu precedentemente coinvolto per l'aggressione ad un immigrato di colore, la cui unica colpa era di camminare di notte alle 3 di notte per Arzano. Il sindacato scende in campo al fianco del cronista minacciato. La situazione in Campania è molto complessa da questo punto di vista, basti pensare che tra la provincia di Caserta e quella di Napoli ci sono ben 5 giornalisti costretti a vivere sotto scorta armata. È evidente che per il nostro territorio servono interventi forti da parte delle istituzioni. Prima di tutto assicurare, come ha detto il segretario del sindacato Silvestri della Campania, la nostra presenza in aula, essere parte civile, non lasciare solo cronisti e cronisti, accompagnarli in tribunale di fronte ai camorristi, di fronte a chi li ha minacciati. Si costituiscano i comuni anche parte civile a tutela delle croniste e dei cronisti minacciati, perché li colpiscono non perché sono giornalisti, ma per impedire alla comunità di essere informata.